un successo di pubblico atteso. La 5 giorni dedicata alla bionda per eccellenza, ovvero la birra in tutte le sue declinazioni di varietà, da quella artigianale a quella per i celiaci, al quale è stato peraltro dedicato anche un interessante workshop, ha catalizzato l'attenzione dei massimi cultori della birra, arrivati da ogni parte della regione Campania, per un evento che oramai è unico e sembra proiettarsi senza mezzi termini tra quelli più apprezzati nella regione. L'Ocdoria Fest ha avuto come suggestiva cornice un pubblico unico e un cast artistico di prim'ordine, da Geni Marigliano agli Spaccapaesi e per finire alla grande con i Bottari Enzo Avitabile, l'anima partenopea che ha infiammato gli oltre 5.000, che hanno accalcato la 400esca Piazza Dorio, e suggello di un lavoro certosino ben organizzato dal trio Esposito, Coppola e De Simone, giunti alla loro terza esperienza che li ha consacrati alla Dea Bionda, da sempre la più bevuta anche dagli italiani e soprattutto dagli angresi. E siccome mi hanno chiesto anche di essere presentatore, senza vinci, voglio che senza vinci. Unica nota stonata, gli ingiusti fischi al primo cittadino di Angri Pasquale Mauri una volta sul palco. Sintomo chiaro ed evidente che manca il rapporto simbiotico con i suoi concittadini, proprio alla vigilia del voto del 2015, quando dovrà cercare la difficile riconferma alla guida della città. Per il momento tutti hanno però pensato di berci su in attesa della prossima edizione dell'Ocdoria Fest. Il Parlantino, il luogo ideale dove poter gustare tante specialità, pizza, panuozzo, rosticceria, sfizi vari e tante altre gustosissime specialità della casa. Pizzeria Il Parlantino, in via della Resistenza 103, Scafati.